malinconia, come sapete, l'1% popolazione soffre di depressioni, senso clinico, depressione di cui i farmaci sono indispensabili strumenti di cura. E poi 15, 16, 20%, alcuni arrivano addirittura al 25% di persone, quindi magari anche noi, anch'io, certo, no? Rientriamo fra quelle che possono nella loro vita avere delle pause, avere delle giornate, avere magari anche delle settimane in cui il senso della vita è in crisi, e poi, insomma, la tristezza, la malinconia, in tedesco, sapete che il tedesco ha una formidabile capacità di condensare, no? I sentimenti, le emozioni, le parole, parla di anche di Schwermut, perché ha conoscenze tedesco, per il coraggio ferito, per lo stato d'animo che si fa pesante e che non riesce a elevarsi, ma no? Sapete quanto gli stati d'animo sono in noi viviamo indirizzati sempre all'esterno. Quando parliamo di trascendenza delle emozioni, spero di non dire cose troppo complesse o comunque stravaganti, ogni emozione ha in sé questa dote della trascendenza, che significa, come dicevo, che trasmette qualcosa agli altri. Le emozioni che non trasmettono qualcosa agli altri, che non comunicano qualcosa agli altri, sono emozioni fredde, emozioni che muoiono. Allora, tristezza, un capitolo certo, quello al quale ha fatto riferimento il Francesca, che non soffriva di questa depressione che si può chiamare anche psicotica, perché già utilizzare un termine come psicotica implica modificare, alterare, restringere lo spazio di interpretazione, no? Comunque, soffriva, ha sofferto, guarendo poi, misteriosamente, perché anche qui pazienti che sembrano perdute, come questa, che veniva 2 volte, 3 volte a settimana, che telefonava, che sembrava essere proprio sulla soglia del suicidio, e in quel caso non c'è nulla da fare se non dire, si è aperti, si ascolta quel momento. Insomma, bene, sembravano proprio visti mai aperti, invece poi è cambiata certo la situazione psicologica, insomma, anche chi vive in una condizione di malessere psichico, sulla falsariga della depressione, cioè meglio della tristezza, può guarire, ma viene facilmente ferita, ancora più facilmente ferita di una persona che sia radicalmente depressa, perché quando si vive nella depressione radicale, allora ci si chiude in se stessi e le influenze mondane, ma anche quelle importanti, si infrangono come se fossero mura kafkiane, no? Quindi senza destare questo enorme pericolo di trasformare una condizione di esistenza umana nella quale tutti possiamo, in qualcosa che porta alla morte. E allora, adesso, due poesie che possono, senza dubbio, anzi, che dicono in maniera certo alta, in
nell'alba e così, sconvolgente, parlando di uno sconvolgimento emotivo, che sono due poesie, una piccola variante nell'incontro di stasera, poi si è anche alcune poesie, anche perché nel libro sono molte, cioè certo chi ha potuto ritenere legittimamente, insomma, che un libro di psichiatria che sia contaminato dalle poesie non è un libro scientifico di poesia, dimenticando che tutti i grandi psichiatri tedeschi, non quelli del famoso periodo, e olandesi e svizzeri, da sempre, cioè dal momento stesso in cui la psichiatria è nata, la psichiatria si è alleata e lì appunto ha portato anche a cambiamenti e rivoluzioni incredibili, si è accompagnata alla poesia e alla filosofia. E poi, miracolo, nel considerare psichiatria, filosofia e poesia, ascoltatevi, e poi rigatevi, come se fossero ugualmente importanti. Questa ultima sorella, sfortunata, non della poesia, ma della medicina, la psichiatria è l'ultima delle discipline mediche. Sapete che tutti i medici base ritengono di essere, in fondo, i psichiatri chiacchierano. Parliamo poi dei neurologi, parliamo degli anatologi, no? Quelle questioni delle malattie psicosomatiche. Ecco, comunque, ferire la dignità di una persona come Francesca, di una persona che viva la sua esperienza di tristezza su un piano di profonda umanità, senza nessuna traccia di patologia intesa, cioè come malattia, è una delle cose, ahimè, più frequenti, più facili di questo mondo. Guardiamoci allora, se è possibile proporre qualche consiglio, impossibile sempre da formulare, ma anche io simboli, come sapete, salgo qualche volta nel discorso più virtualmente sorgente di riflessioni, perché sono le contraddizioni che fanno vivere, no? Sono le distinzioni che fanno vivere, anche se rallentano il pensiero, il linguaggio televisivo è di una chiarezza assoluta, totale, mai si distingue qualcosa, mai si contrappongono tesi che non siano già in qualche modo contestate dalle prime tesi che vengono esposte. E allora, anche per dire che cosa si soffre, a parte cose che ho scritto nel libro, certo, che cosa, meglio dire, coglie agli occhi di uno psichiatra, ma io vorrei anche ai vostri occhi, che cosa è la tristezza, la malinconia, il male di vivere, che sono condizioni abitualmente identificate, fatte confluire nella depressione e quindi ricondotte nel cammino così identificatorio della patologia, e quindi la richiesta di farmaci ad ogni piede sospinto, e poi siccome i farmaci non guariscono le tristezze kierkegaardiane o quelle biopardiane, Rilke si era rifiutato di sottoporsi non a cure farmacologiche che non c'erano nemmeno, rifiutato a sottoporsi ad un'analisi freudiana, tenendo il consiglio che era stato dato anche da lui, Andreas, cioè che gli angeli, i suoi angeli, conoscete le regie di lui, vero? Conoscete l'importanza che gli angeli hanno nell'universo, nel piano? Lo conoscete anche Antonio Ponti, questa poetessa, che è stata salvata
tessimento globale storico da Eugenio Montale, parla nei suoi diari a volte degli angeli che vedeva, e che, insomma, questa sera appunto sulle sere parole bellissime, se può sentire un po' interrotti, ma augurandovi comunque che dove fronte rimanga coerente, almeno spero. E allora leggo due poesie, una di Antonio Pozzi, certo non altezza di quella di Eugenio Montale, che leggerò dopo. Ma la, per così dire, la fragilità, la tenerezza appunto di una esperienza come questa, della tristezza, del riemergere senza dubbio dalla poesia tenerita, mi fa dire anche che alcune pazienti, quando vivono un'esperienza di sofferenza, raggiungono, sanno scrivere, sanno dire parole come quelle che ho citato nel libro sulla schizofrenia, quello di Ammonia e Suola di Follia. Straordinariamente intenso, perché appunto accompagnato dal dolore, dalla sofferenza che comunque cambia il mondo, cambia totalmente le nostre possibilità di contatto. Allora Antonio Pozzi, tristezza di queste mie mani, troppo pesanti per non aprire piaghe, troppo leggere per lasciare un'impronta. Tristezza di questa mia bocca che dice le stesse parole tue, poi ascoltate quanti fraintendimenti possono ferirci continuamente, altre cose intendendo, e questo è il modo della più disperata lontananza. Cito questa poesia per indicare uno dei modi nei quali, non tutti, certo, sugli uomini che non le donne, sapete che la fobia femminile più creativa, eccetera, eccetera, che la donna senza dubbio ha più capacità di autoanalisi, di rimettersi in discussione, sono cose che dicono per captatio delle violenze, sono cose che scrivo, che sento, che penso, e poi tempo che ho sperimentato in questi anni di psichiatria senza dubbio comunitaria. Allora, adesso da Antonio Pozzi, che è fare in diretta, come si fa, faccia temeraria, collegare addirittura questa frase di Endine, misconosciuta, un po' più conosciuta adesso, tradotta anche in Russia, chissà come, perché, che fra l'altro rinasce nel momento in cui estende un tempo così luminoso, così incandescente di Vittorio Sereni, ad esempio, oppure quelle anche di Caproni, cioè le poesie di più alta espressività di Vigogiari, di più alta espressività lirica, ma inclinate comunque da una poesia poetante, da una poesia, cioè che concettuale, diciamo così, forse meno, almeno in determinate situazioni di crisi. Forse, allora questa Antonia Pozzi è diventata molto più conosciuta da quando ha cominciato lei, Fernando. Io penso, sono sicura di questo, da quando il professore ha cominciato a parlare di Antonia Pozzi, ancora tutto suo libro, è diventata famosa, molto, molto conosciuta. Sì, poi ho cominciato a vedere nel liceo, avendo letto la presentazione di Natale. Sentite Montale, ovviamente
sono in un'allegria di Dio incontrato, era il risultato di Bologna, era la cartocciarsi della foglia, rialza, era il cavallo salattato. Vengono setti fuori del prodigio che schiude la indifferenza, era la statua della sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto e lato. Certo, questa è un'idea altissima, no? Che comunque ha trovato lui così orgoglioso, si teneva che Ugaretti e Quasimodo non fossero neanche degni di essere lettori delle sue poesie. È stato colpito da questa figura debole, fragile, certo suicidio, come vedete, immaginate, cambia completamente, radicalmente, se giudica la vita, la probabilità di chi tenta il suicidio, qualunque sia il motivo, certo ci fa pensare sul mistero della grandezza umana e anche sul fatto che molte volte si giunge al suicidio proprio per questa incapacità di cogliere la voce ricchissima, Tonio Banfi e poi Dino Formaggio e poi Vittorio Sereni e poi cantoni, filosofi altissimi, no? Che pure anche da lettere, che leggendole oggi, apparirebbero già come un segno profondo di una malattia dell'anima. Poi Enzo Pace, il più grande dei filosofi italiani, pochi grandi, gentili, ecco, bene, riceve le poesie di Antonio Pozzi, alcune poesie di Antonio Pozzi, certo, fragili, insomma, smetta di scrivere perché non perde il suo tempo a scrivere, allora ecco come si muore. Dunque, poi, invece, la terza parte, vado per linee sommarie, anche il tempo fortuna per voi fugge, il tempo nella terza parte, seguendo per metà cammino, che viene stato indicato a questo grande scrittore russo, Brodsky, non so se lo conosciate, sì, avrete tutto, che ha scritto come, nel ricordo di Spencer, che era poeta inglese, no? Appunto, che se c'è qualcosa che può assicurare, fondare, salvare la nostra dignità dalle ferite che ci giungono da tutte le parti, quindi lasciando stare quelle appunto che giungevano dalle Germania, anche quelle che vediamo oggi, anche in alcune delle parti di psichiatria che ho visto, che vedo, che cosa salva la dignità? Quali sono, per così dire, le cartine da narito qualche volta, anche per compensare le parole che magari possono sembrare troppo aristocratiche o troppo scelte di vocabolario, ma io scrivo senza guardare il vocabolario, scrivo di gente per tutto che viene lì che ne poi aggettivi bello brutti nascono dall'inconscio, per cui non ne sono neanche responsabile. D'altra parte oggi, come sapete, c'è persino un sentente della Corte d'Appello di Trieste che ritiene come in fondo anche gesti di violenza immaginabile realizzate da persone che perizie psichiatriche considerano come totalmente capaci di intendere e di volere,
questa corte di appello le ha ritenute invece parzialmente incapace di intendere, perché nelle tecniche di visualizzazione cerebrale emergevano zone che dimostravano degli equilibri funzionali tali per cui seppure radicalizzando un po' le cose, se gli obiettivi, se ci sono questi fondamenti neurobiologici che ci consentono di esserlo, siamo criminali se invece il destino. Non è vero. Non è vero. Ma certo, non possiamo fare. Al punto che la Corte d'Appello di Trieste, questo che ha compiuto un delitto più incredibile, siamo evidentemente nell'epoca del Crepuscolo, un piccolo accenno, poi termino con qualche poesia, se no stasera siete stati un po' sommersi dalle ombre, ma non c'è ombre senza grazia, io spero. Simone Weil in fondo, no? Ci dice come lo scandaglio dell'anima umana non possa incorrere attraverso a questo confronto continuo fra le ombre. La grazia e finirà col vincere se ci sono delle predisposizioni neurobiologiche insieme nostri che ci consentano di esserlo bene. Queste cose non possiamo accettare comunque se non nella consapevolezza, ma sono cose che conoscerete. Senz'altro che mi mettono in crisi il valore, la possibilità stessa di che cosa? Di essere liberi. Come possiamo essere liberi se abbiamo dei condizionamenti neurobiologici che ci inducono, al di là di ogni nostra intenzione, a commettere gesti anche dolorosi? La colpa scompare, perché io non sono colpevole di azioni anche belle, in qualche modo anche generose, anche quelle di Calcutta, che riuscire a fare in qualche modo predeterminate. Sono cose che conoscete, non è che io le porti qui, ma stanno insieme, è vero, nel fatto di dire che per salvare invece la dignità ci sono, secondo Proti, che cosa? Gentilezza, mitezza, sorriso, lacrime, ascolto, come una montagna di dolori, una montagna di dignità ferite dal problema drammatico, crudele, di ogni giornata che passerei non colpita da ferite inevitabili. La proposta alternativa, la cura, viene soltanto da emozioni, del tuo proprio richiama, virtù comunque, chiamatele come volete, dalla lentezza, dalla tenerezza, dal sorriso, dalle lacrime. D'altra parte, quello che contraddistingue le emozioni è anche il fatto che parlano attraverso il corpo, vero? Ci pensate? Mentre i pensieri, io ho già detto, ripetite una, non conosco i pensieri che voi avete come voi, non potete conoscere i pensieri che ho io, conoscete le parole che dico, e i pensieri che stanno dietro a queste parole, non potete conoscerle anche perché nascono in parte dall'inconscio e quindi non so nemmeno io quello che sto per dire, senza dubbio. Nemmeno quali parole mi possono giungere, qualche volta giungono, qualche volta non giungono, per seguire dei pensieri che ci conducono a bene. Ogni emozione si esprime col corpo, riassumo e concludo, il corpo non è questo là, ho detto, non è il corpo fisico, questa mano è un oggetto, il corpo,
il corpo parla, gli occhi che l'oculista opera, queste cataratte che vengono fatte in 7 minuti vengono realizzate su occhi ai quali gli sguardi non appartengono, cioè nessun oculista coglie lo sguardo dentro agli occhi che opera. Perché? Perché appunto la discrepanza fra la qualità emozionale che io provo, che è soltanto mia, cioè soltanto ciascuno di noi conosce davvero fino in fondo, se vuole di farlo, i pensieri e le emozioni che ha dentro di sé. Ma tutte queste emozioni, lo accennavo prima, per chi ha gli sguardi medusici riesce a coglierne comunque il substrato emozionale. Se sia chiaro oppure non chiaro, non lo so. Comunque, allora, gentilezza, sorriso, intensa, tenerezza, ma la scatola sarebbe potuta essere senza fine, ovviamente. Ho indicato questo, allora, una poesia che ci dica che cos'è la gentilezza. Questa poesia avevo anche in anima, è troppo tardi, di leggere una di Thomas Bernhard, non so se lo diciate, il nipote di Bernstein, estinzione, no? Un bellissimo scrittore austriaco. La prossima volta, che ha scritto le poesie bellissime sulla morte, sull'attesa della morte. Dell'arco della morte, comunque degli incontri continui che noi abbiamo, che voi avete con persone delle quali magari intuite le attese, ma che comunque non rispondete a queste attese, tenendo relazioni importanti, e magari non risponde a volte alle attese che nascono dal cuore ferito di qualcuno, anche dimenticate, se dico, non ho scritto anche il link nei quaderni di Marte, significa comunque essere involontari, come dire, volontari postatori, negatori, di cura. Dunque, la gentilezza, questa è Philip Larkin, conoscete? No. Ah, non lo conosco. È un poeta. Ma tutte voi avete una cultura letteraria mica lungo superiore alla mia, per cui sono io che devo chiedere scusa se ogni tanto infilo in maniera divertentesca, no? Alcune mie vaghe percezioni. Ascoltatelo. Questa secondo me è una delle poesie più stazianti, anche che coinvolgono anche gli animali, che oggi sono diventati di morte, giusto? La falciatrice si bloccò due volte, inginocchiandomi trovai un poco spine imprigionato tra le lame. Soggetto apparentemente banalissimo, ucciso, era vissuto nell'erba alta del prato. L'avevo già visto e gli avevo pure dato da mangiare una volta. Adesso avevo irrimediabilmente vissuto il suo modo discreto, la sua sepoltura, non mi fu di nessun aiuto. Al mattino io mi risvegliai e lui no. Il primo giorno dopo la morte, la nuova assenza resta sempre lì, uguale. E poi le parole, in qualche modo, che implicano la nostra riflessione sul futuro, sul modo con cui noi possiamo, dovremmo dire, dovremmo
essere l'uno dell'altro attento. In fondo questo verso si riassume tutta la storia del mio cammino lungo, a volte sottagliato, a volte magari dissonante, a volte magari frenato. E gentili anche, finché ci resta un po' di tempo. Voi avete finito dinanzi, ma quando il tempo è più breve, anche queste situazioni diventano ancora più importanti. E infine, gentilezza, sapete, confina con la tenerezza. Se vi chiedessi la differenza c'è fra tenerezza e gentilezza, che cosa mi direste? La gentilezza femminile, la tenerezza è maschile. Secondo Umberto Bobbio ci sono anche qua delle emozioni che sono femminili, con drastica draconiana fermezza. Umberto Bobbio, se ha fatto lui non lo posso fare anch'io. Riconosciamo che ci sono delle emozioni così, che comunque nascono spontaneamente nella donna, mentre l'uomo quando nascono è per carità, ai tanti si esigono anche un più lungo lavoro di riflessione, di analisi, di scoperta, di poesia. Allora, questa poesia di Eugenio Montale, infine una poesia di Henry Dickinson, che non può mancare, sul sorriso. Quindi chiudiamo almeno questa frontata che riporta speranza. Che abbia assunto uno svolgimento meno cattedrale, posso dirlo, meno forse formalistico, poi magari mi siete arrivate tutte, ma lui per venire in vita. La poesia, questa è una delle poesie più belle di Montale, segnatela la vostra memoria e poi ascoltate. C'entrano anche le farfalle, come sapete, sono una delle figure così più vicine, più belle, più legate al senso della vita che nasce e muore a volte sulle scene bellezze indicibili, perché poi a volte la crudeltà degli uomini, perché gli entomologi, sì, certo, sono gli scienziati, non so cosa ne pensiate voi, sulle farfalle. Ma era il gastro che io volevo ucciso, anche se ho un mio grande collega dermatologo famoso che ha l'ideale di farfalle, pur essendo una persona estremamente nobile, no? Comunque anche qui non risaliamo anche i comportamenti, cerchiamo di cogliere i significati che stanno loro fondamento. Dunque, la poesia di Montale, che certo conoscete, ma che inserita nel contesto della tenerezza, che si differenzia dalla gentilezza nel senso che la partecipazione del corpo è maggiore, no? Ci può essere una, c'è la gentilezza incorporea, la tenerezza implica la, no? La partecipazione. E certo la gentilezza non è incorporea perché parla con i guardi, con i volti, ma il corpo, quando lo si tocchi, ecco, è la condizione qualora, perché almeno così penso io, dalla gentilezza si passi alla mia tenerezza. Tentava la vostra mano la tastiera, i vostri occhi leggevano sul foglio gli possibili segni, e franto era ogni accordo come una voce di cordoglio,
comprendi che tutto intorno si determina. Il vedervi incertata, inerme, ignara del linguaggio più vostro, mi bruiva oltre i viti socchiusi la merina chiara. E poi passò nel riquadro azzurro una fugace danza di farfalle, una fronda si scrollò nel sole. Nessuna cosa prossima trovava le sue parole, a volte certo, ed era mia, era nostra, la vostra dolce ignorante. Poi, la nostra amica, mi finisco davvero, sono stato un po' lungo, non è vero. Si comincia adesso. Dunque, la nostra Emily sul sorriso. Concludo con lei. Sono venuta a comprare un sorriso oggi. Sul sorriso, teniamoci testi di filosofi insegni, non è che anche qui come romantico decadente mi sento a parlare del sorriso sulle scie di retrocessioni, no? Per dire, sì, funzionali. A parte poi Bergson, che comunque dava più importanza al riso che non al sorriso, cose che non sono assolutamente conciliabili, sono sicuro che anche voi mai combinati insieme, abbiate identificato insieme il sorriso dal riso, no? Che comunque implicano due diverse visioni del mondo, non siamo qua a parlarne. E allora, sono venuta a comprare un sorriso oggi, appena un sorriso solo, il più piccolo sul vostro viso, ma già benissimo, quello che nessun altro rimpiangerebbe, tanto piccolo nell'accendersi. Sentite, no? La finezza inaudita di questa donna da 57 anni, vissuta isolata, staccata da tutti, dentro di sé, immensi voragini di bellezza, di intuizione. Credo che pochi altri poeti, anche più tardi in fondo, seppure isolatamente solo, ma aveva relazioni, immagini, no? Il più piccolo sul vostro viso andrà benissimo, quello che nessun altro rimpiangerebbe, tanto piccolo nell'accendersi, signore, si dirigerà. Sono qui che prego al banco, se aveste agio di vendere. C'è anche una sottile linea ironica, che del resto non è frequente dei benedicti, insomma, perché semmai è mistica quella che contagna le sue poesie più belle. Comunque, ho diamanti sulle dita. I diamanti li conoscete? Voi li conoscete? Conosciamo tutti. Oh, rubini, come il sangue della sera, il colore, queste metafore, queste immagini, i topazi, e poi sentite questa immagine, è tanto bella, nasciuta i topazi, come stelle. E poi dite, signore, posso sperare queste speranze anche la mia? Di non avervi detto cose troppo vaghe, troppo romantiche, troppo lontane dall'immagine che mi avete regalato o avete, non vi è stata proposta di una psichiatria conoscenza solo naturale, conoscenza che non guarda gli occhi delle persone, che come diceva Pierre, non perde il proprio tempo dell'orologio, no, ad ascoltare le cose che sono sempre le stesse, che comunque non stanno né in cielo né in terra. Grazie infinite.
torni presto, noi cominciamo il conto alla rovescia tutti insieme. Grazie.